Dottoressa Moratti, si chiude la terza edizione del Positive Economy Forum San Patrignano, un'edizione di grande successo che continua le azioni intraprese sin dalla prima edizione. Quali passi avanti si possono compiere ulteriormente? L'edizione di quest'anno ha inteso consolidare le aree che erano state individuate nelle edizioni precedenti, quindi l'area relativa alla persona, alla finanza, alla pubblica amministrazione, all'impresa e all'ambiente. Rispetto a queste aree, le azioni che proponiamo di fare, quindi che proponiamo alle istituzioni di realizzare, sono diverse. Quindi nell'area della persona azioni rivolte a rafforzare le politiche familiari e demografiche, nell'area della finanza il consolidamento dello strumento del microcredito che sta dando buoni risultati e la realizzazione del fondo rotativo a sostegno degli investimenti per le medie, per le imprese sociali. Nell'area della pubblica amministrazione la semplificazione della pubblica amministrazione attraverso i decreti attuativi della legge sulla pubblica amministrazione, la legge 124, e nell'ambito della tutela dell'ambiente il piano nazionale in coerenza con quanto è stato stabilito a Parigi durante COP21. La terza edizione si conclude anche lanciando delle linee guida per l'elaborazione di un manifesto molto particolare. Sì, l'economia positiva ha come obiettivo quello di creare opportunità per le future generazioni e quindi con questo obiettivo è chiaro che il tema della misurazione dell'economia basato solo sul prodotto interno lordo è un tema che va superato, quindi quello che abbiamo inteso proporre sono delle linee guida di quello che sarà un futuro manifesto che intende affiancare al PIL degli indicatori che misurino la qualità della vita e il benessere delle persone, anche proprio in funzione della capacità di creare benessere per le future generazioni, quindi in linea col pensiero dell'economia positiva. E sono linee guida che sono già state firmate da Kerry Kennedy, da Jacques Attali, da professor Giamagni, e quindi ci auguriamo che queste linee guida poi si traducano naturalmente in un manifesto. Vorremmo che in questo manifesto fosse ben evidenziato che è necessario avere degli strumenti di misurazione complementari al PIL, che comunque nel calcolo di questi nuovi strumenti, quindi è compreso il PIL, sia conteggiato il valore del volontariato e che siano esclusi i proventi da attività illecite, come invece purtroppo adesso sono conteggiate nel PIL, e mi riferisco alle attività illecite provenienti da droga e prostituzione. Quindi un manifesto positivo, un manifesto che ci auguriamo possa essere firmato da tante persone e quindi ispirare un'azione più incisiva da parte dei governi nazionali. Positive Economy Forum 2017, possiamo già avere qualche anticipazione magari sui temi? Sì, insieme a Jacques Attali abbiamo deciso che il forum dell'anno prossimo sarà basato principalmente sul tema dell'agricoltura sostenibile, del turismo sostenibile e delle città sostenibili.